Ebbene, allora torno con un tutorial nuovo sulle automazioni di FL. Premetto, se tu già arrivi dall'11 o dal 10 o usi FL da 3 anni, saprai benissimo come si fanno le automazioni, no? E qui viene per chi non lo sa. Per chi ha paura di passare subito al 12 e vuole farsi esperienza sull'11 o sul 10, la meccanica delle automazioni è la stessa. Per chi non lo sa, tu su FL puoi automatizzare qualsiasi cosa. Quindi dal master volume centrale, che io ripeto mai da toccare, al pitch, puoi fare un'automazione sul tempo, no? Quindi passare mi pare parte da, vediamo un po', da 10 fino a 140. E perché non fare allora l'automazione qua? Minchia, mentre siamo qua, allora ci facciamo una bella automazione sul tempo, così vediamo un attimo l'automazione, no? Ah, possiamo tranquillamente metterci a 130, a 140, lui non gli interessa, poi quando andiamo a fare l'automazione lui se ne fotte, seguirà poi la linea. Allora ci apriamo un a caso, allora, tutte le importi o qua dentro o qua sotto. Vuoi, come si dice, replace. Oppure vuoi fare un replace, no? Allora, replace. Replace. Cosa gli metti? E ti scegli il tuo VST. Noi vogliamo metterci un audio clip che non si chiama più audio clip come nell'11, ma si chiama sampler. Quindi praticamente apriremmo due sampler che sono vuoti. Vuoti vuol dire che dentro qua non c'è niente. In teoria qua andrebbe la forma d'onda, no? Quindi se io carico, io sto sul primo sampler, prendo questo club chubby, che io me lo carichi qui o che io me lo carichi qui, tranquillamente posso. Cioè diciamo che questo sampler è un contenitore, no? Che può contenere di tutto, dal clubby ad altro, quello che hai, melodie, eccetera, eccetera. Sconsiglio di caricare le melodie su un canale, le melodie, quelle già fatte, io consiglio di caricarle direttamente in playlist e poi adattarle come BPM al progetto. Allora io prendo il mio kick e o me lo carico qua oppure me lo carico qua. Non fa nessuna differenza, avrei due kick uguali. Chiaro? Spero di sì. Ok, dunque, però cancelliamo il primo sample che non ci serve. E per chi lo sa, questa qua è automatizzabile. Sì, vedi, link to controller, ma questo qua, bene o male, questo qua è lo swing, no? Cioè ti fa vedere, bene o male, pian piano dove cadono gli step, no? Cioè, noi facciamo una cassa in 4, fill each 4 step, oppure la facciamo manualmente. Questa è una battuta. Se vogliamo allungare la battuta, allora possiamo naturalmente, ecco, accendere altri 4. Quindi sono 8, 3, 3, 6, 2, 8. La chiudiamo. 3, 3, 6 e 2, 8. Abbiamo fatto 3, 3, 6, 2, 8. Quindi due battute. Andiamo sulla playlist, pattern 1 e gli infiliamo le nostre 8 battute, scusa, le nostre 8, i nostri 8 step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Questa dura 3 battute, allora noi la vogliamo allungare a 4 battute, allora ne aggiungiamo ancora una e lo facciamo di 4 battute. E vedi che lui automaticamente si allunga, gliene mancano 2. Allora 1 e 2, completo, perfetto, e viene di 4 battute, benissimo. Oppure possiamo tagliarlo di qua, no? Poi copiare sarebbe sempre la stessa cosa, no? Oppure possiamo far così, tagliarlo, e sarebbe la stessa cosa, no? Suonerebbero uguali. Allora noi faremmo un'automazione su questo kick,
Questa intanto è il piano roll che riguarda le nostre 16, 3, 3, 6, 6, 9, 12, le nostre 4 battute, che sono 4, 8, 12, 12 kick, e noi possiamo automatizzare questo kick partendo. Ad esempio, intanto lo mettiamo in auto e non in sample. Possiamo, ad esempio, vedi, fare delle automazioni qui, sul pogo, ogni manopola in VST, in ogni manopola è totalmente linkabile. Questa non è linkabile. Vedi che alcune cose non sono linkabili. Alcune cose non sono linkabili. Allora, possiamo fare. Vedi, anche qua non sono linkabili, non tutto è linkabile, però magari è linkabile il volume. Vedi, create automation clip sul volume. Ci facciamo l'automazione sul volume, che andrebbe, diciamo, più correttamente fatta assegnando appunto al mixer, qua già segnato track 1, quello sul mixer abbiamo il track 1 che dovrebbe suonare sul kick. Vedi che suona sul kick, sull'1 suona, vedi? Perfetto. Sarebbe, dicevo, più utile, anziché usare questo volume, questo lasciarlo sempre in reset, e farti l'automazione sul fader del master. Allora facciamo un'automazione di volume, come ho già spiegato, mi pare, nell'ultimo tutorial, come questo proprio riguarda le automazioni. Quindi io rifaccio l'automazione di livello master, quindi volume del mio, ecco, del mio, allora arriva fino a, ricordiamocelo, fino al 100%, 99. Quindi noi qua dobbiamo essere a 99, 98-99. Dovremo settarcelo, poi quando faremo l'automazione sulla playlist farà arrivare il volume dritto, giusto, oppure farlo arrivare dove vuoi tu, insomma, comunque. Cerchiamo di farlo arrivare, cioè, a 99, quindi a 0 dB, 100%, lo puoi leggere lì in alto a sinistra sulla dialog box. Allora facciamo come al solito, create automation clip. Ah, toh, guarda, lo rutto anche, ti automation, vedi, bass drum, o se voglio cambiargli il nome, scrivo bass drum e basta. Bass drum clubby, ok. Vediamolo più nel, ok, bass drum clappy. Ecco già qua l'ho alzato, ma chi se ne frega. Allora facciamo l'automazione su questo volume, facciamo l'automazione di volume. Già lui ce la crea, eccola qua. Noi abbiamo solo che da mettergli il pattern 1, quindi cos'era? Il pattern 1. E gli facciamo un'automazione naturalmente lunga fino alla fine. Ricordiamoci la snap to grid inline, una piccola tip, no? Se tu vuoi mantenere lo stesso livello senza, vedi che è difficile andare dritto, no? È molto difficile andare dritto. Allora, tu intanto ti prendi questo valore col destro, copy value, e fai past value. Allora, onde evitare di spostare col mouse, mentre sposti col mouse, sposti anche il volume. Tu, tenendo premuto lo shift, ecco, vedi che anche se io mi muovo col mouse, lui, vedi che lui mantiene, quindi tenendo premuto lo shift, puoi benissimo portarti la tua automazione al livello che vuoi, no? Siamo partiti, vedi, siamo perfetti. Siamo perfetti. Allora possiamo abbassarla, magari fare un fade in, cioè che pian piano si alza il volume, quindi lo portiamo al massimo. Poi chiaramente qua con la curva, poi chiaramente qua con appunto lo step, possiamo farci ancora più precisamente disegnare proprio la nostra automazione, ma adesso andiamo, restiamo nella cosa semplice, una classica, ecco, che sia, io la chiamo lineare, ma non è il termine corretto, roba obliqua, questa cosa obliqua, ecco, che andrà naturalmente quando siamo in modalità song.
infatti già qua va più su e noi vogliamo che si fermi qua, no? A 99, a 0 dB a 99, no? E allora ce lo cerchiamo. Ce lo cerchiamo. Allora, così ci fa l'automazione. Dovrebbe circa essere. Un po' più in su. Un po' più in su. Allora, noi con. Per controllare bene ci mettiamo in none, andiamo a beccarci il punto esatto in cui, ecco, va, che è ancora troppo basso, allora arriviamo troppo alto. Ecco, siamo perfettamente in linea con gli altri. Quindi ci crea l'automazione. Facciamola un po' più lunga allora, no? La allunghiamo. Ah, naturalmente togli lo snap to grid, se no va fuori, può andare fuori battuta. E poi looperebbe dopo. Allora, ci mettiamo in line. Aspetta, allora intanto riporto un attimo qua in linea. Sì, in linea, in battuta, perfetto. In battuta ancora no, guardalo lì. Guardalo lì. Allora facciamo none e lo portiamo direttamente in battuta. Vedi che fa gli scattini, no? Tac, in battuta, perfetto. Quindi fino alla 11. Allora allunghiamo naturalmente i pattern fino alla 11. Ci mettiamo di nuovo in line col pennello così scorre. Ok, allora la facciamo di 4 battute. Anzi, la facciamo di 8 battute. Vabbè, ormai abbiamo fatto. Questa fa la di 7 o di 9. Facciamola di 9. Allora, qua tenendo il premuto Shift, ce lo portiamo fino qua. Voilà. Andiamo in play. Questo è il fade in. Si alza naturalmente il master. Adesso allunghiamo un po' questa, così vediamo che in effetti si ferma a 0 dB. Ok, benissimo. Abbiamo fatto il. Oppure possiamo fare un fade out, no? Allora, clicchiamo qui. Il copy value, poi torniamo sul primo past value, questo lo abbassiamo e lui andrà a farsi la cosa al contrario, no? Quindi partirà da 0 dB e si abbasserà fino a 0, fino proprio a 0. Ok, abbiamo fatto un'automazione sul master volume. Posso fare l'automazione ad esempio, vedi, sul pan. Quindi sempre create automation clip. Vedi, bass drum chub panning envelope. Che debba andare a destra o a sinistra. Che debba andare a destra o a sinistra. Allora ricordiamoci che questo è il punto centrale, 50%. E sarebbe il centro, no? Sarebbe il centro dell'automazione. Questi gli eco, lasciamoli perdere, vabbè. Si parla di automazioni, quindi anche di qua possiamo automatizzare sia l'attacco che il decay, che il sustain, che cioè l'ADSR praticamente, no? Possiamo automatizzare la tensione, possiamo fare, insomma, potete divertirvi, no? Visto che ci sono anche i filtri qua. Possiamo magari metterci un filtro, fare un'automazione sul filtro, quindi filtro,
Fast LP Low Pass. Ci mettiamo un passabasso. Senti che già il suono cambia. Ok, questa è il taglio di frequenza e questa sarebbe la release, no? Infatti se alziamo la release. Vari altri modi, no? Low pass, se noi vogliamo crearci un'automazione su questo filtro, low pass, allora sempre create automation clip e ci facciamo sto, ecco, una cosa graduale, quindi una, vedi che gli ho detto io di partire da zero, lui è partito da zero, io lo alzo fino al massimo che è, diamogli un po' di loop, tanto per capire bene, no? Quindi seguendo col time in modalità non possiamo noi bene andare a vedere come si comporta. Vedi che si alza pian piano e arriva fino al massimo. Boh, è arrivato al massimo, non va più di quello, ovviamente, logico. Quindi escludiamo questo pan. Escludiamo anche il delay feedback e sentiamo solo. Poi qua naturalmente con la curvatura puoi dargli subito il repentino, no? Dobbiamo cancellarla questo delay. Allora cancelliamo l'automazione del delay. Delete. Cancelliamole tutte, va, se no poi ci confondiamo con troppa roba. Allora, automation, questo era il feedback, quindi facciamo delete e lasciamo solo la nostra linea verde, no? E dicevo, se aumenti repentinamente oppure attraverso appunto il punto di tensione, lo fai gradualmente, ok? Allora, possiamo anche crearla qua sulla, partiamo dall'altissimo, ci facciamo l'automazione, poi andiamo ad abbassarci fino alla fine della battuta. Siamo perfetti, ok. Andiamo a vedere come si comportano. Naturalmente come parte ci sarà sempre sto feedback che è rimasto, ecco, figurati. Fare il contrario da entrambi i lati e andrà al contrario. Sempre con sto feedback del cazzo, non so perché. Gli ho tolto matti. Gli ho tolto l'automazione, me l'ha fatta rimanere, ma tutto è automatizzabile, anche il pan, come già detto. Comunque, in alcune cose non puoi fare un create automation clip, non lo puoi fare. Invece in altre cose lo puoi fare, no? Quindi sia qui che qui che qui che qui che qui che qui, come detto sui filtri, come detto qua sugli LFO, sinusoidale o triangolare
a dente di sega o l'onda quadra, quindi possiamo anche giocare sul low frequency oscillator. Ecco, e questo è un metodo di, il classico metodo di automazioni che arriva dall'11, ripeto, lo sa. E per chi non lo sapesse adesso lo ha imparato. Attualmente qua è rimasto Out Delay Feedback come nome, ma non doveva essere proprio quello. Vabbè, possiamo anche fare un rename, cancellare tutto e poi fare invio. È il primo modo per fare le automazioni. Okay, adesso facciamo un nuovo progetto, andiamo a caricare un altro clubby, lo facciamo da una battuta, poi naturalmente possiamo ripeterla. Stavolta facciamo il metodo fill each 4 step, ogni 4 step sulla playlist una battuta. Vedi, da 1 a 2 una battuta, poi attualmente ci mettiamo in line con il pennello e continuiamo, magari facciamo 4 battute, perfetto. E possiamo di nuovo farci altre automazioni se vogliamo, no? Naturalmente qua sempre su auto, possiamo magari normalizzarla un attimo, vedi che non puoi fare col destro le automazioni sul niente. Però puoi fare le automazioni sugli effetti, quindi puoi fare un'automazione sia sugli effetti, quindi regolarti gli effetti, non so, un delay, un flanger, qualche parametro di effetti, oppure direttamente regolarti i parametri di un effetto. Per ora utilizziamo gli effetti interni di FL nei quali tu puoi automatizzare. E poi vediamo quelli di terze parti, cioè i VST che tu non puoi automatizzare. Adesso parliamo di audio. E poi parleremo di VST, quelli inclusi in fruity, come non so, il Morphine, il Toxic, Sakura, Slayer, in quelli puoi fare le automazioni. Invece nei VST di terze parti, come il Nexus, prenderò io proprio per esempio il Nexus, e ci sono lì vari modi per fare le automazioni. Quindi noi apriamo sul nostro mixer, quindi l'insert 1, gli apriamo un effetto, ad esempio avevo detto un delay, allora delay, quindi qua qualsiasi cosa qua è automatizzabile, dal feedback all'in, al bagnato, all'asciutto, tutto automatizzabile, quindi tu ti puoi divertire. Vogliamo fare un'automazione sul feedback, allora vediamo un attimo prima come si comporta sto delay. Tolgo il feedback, tolgo anche l'in, mettiamo il feedback ad un livello, diciamo così, più o meno sul 50%, perché se noi facciamo reset, vedi che lui va sempre al massimo perché il preset vuole che sia al massimo. Se scegliamo un altro preset, vedi. Facciamo un'automazione sul feedback, allora create automation clip, vedi che siamo partiti dal massimo, noi vogliamo che si parta dal minimo e pian piano vada a salire, allora rifacciamo la nostra riga che pian piano vada a salire, forse non troppo repentinamente e neanche troppo, ecco, diciamo che pian piano arriva, quindi ci teniamo un po' qua, già qui vedi che già qui quando si stacca da terra, diciamo che si alza, già lui prende il mondo stall effetto, aspetta, così lo vediamo in real time, ecco. Mi ha fatto il feedback, è come si alza da terra. Allungare l'automazione, mettere un altro punto di sutura e farlo andare, ecco, giù. Quindi
Quindi lui in maniera repentina arriverà qui a sto kick, andrà giù di feedback. Oppure eccolo, teniamo un po' così, che non sia troppo repentino. Naturalmente seguendo la linea, cosa succede? Ci mettiamo in non e vediamo come si comporta il feedback, vedi? Si tiene al massimo. E poi se ne va repentinamente, se noi invece non lo vogliamo che vada repentinamente, ecco, lo mantengo, così ci mette più tempo per arrivare a zero. Ah, sentiamo. Line, gli aggiungiamo ancora un paio e poi lui, una volta che arriva qui, no? Continua anche a leggere, no? Non è il caso che tu termini il tuo effetto una volta che lui arriva qui. Allora tu fai in delete. Una volta che lui arriva qui, lui manterrà sempre il livello di 0, quindi non ci sarà più l'effetto, il delay, il feedback, no? Possiamo vederlo. Possiamo allungarlo. E lui pian piano regredisce. Vedi, e mantiene il suo volume. Aggiungiamone ancora 2 o 3, così arriva qua e poi continua con lo 0, anche se qua non c'è niente, no? Comunque lui ha registrato che qua si deve fermare, quindi a 0, e mantenere il feedback a 0, come del resto è a 0, e mantenerlo sempre a 0, quindi che non ci sia più l'effetto. Poi se tu lo vuoi aggiungere, chiaramente gli puoi mettere dei punti di sutura dove vuoi e farti così a caso. Io le faccio a caso le cose, poi voi dovete farle meglio, però sono solo dei tutorial questi, ecco. Cosa guarda, cosa fa qua. Ah, però non si trova più niente, allora gli aggiungo ancora 2. Qua magari se ne va giù. In poi manterrà di nuovo lo zero. Perfetto. E qui finisce la prima parte, se no poi diventa molto lungo. Quindi questa è la prima parte, automazione.